Ciao a tutti, oggi nuova ricetta e abbiamo pensato di farvi vedere una ricetta davvero speziosissima dei bocconcini di cavolo, dato che la stagione dei cavoli sta quasi per terminare. È una ricetta molto molto carina, perfetta per i bambini ed è perfetta anche da fare con altre verdure se non trovate più i cavolfiori. Iniziamo pulendo il cavolo, andiamo a tagliare tutti quanti i gambetti. Io inizio a togliere il gambo, che è la parte più dura. E adesso andiamo semplicemente a ricavarne tutti quanti gli alberelli. A questo punto non ci rimane che lavarli. Li andiamo a mettere in una pentola nella quale abbiamo messo un pochino di acqua. Aggiungo un pochino di sale e li facciamo sbollentare qualche minuto. Andiamo a mettere in una ciotola la farina, aggiungiamo anche il sale, un pochino di olio e iniziamo ad aggiungere il latte. Ne vado a mettere un po' alla volta così da non formare grumi e poi piano piano, continuando a mescolare, continuo a versarlo. Questo che stiamo usando è il latte di soia, ovviamente al naturale, però potete sostituirlo con qualsiasi altro latte. La consistenza dei cavoletti deve essere questa, quindi come vedete si sono ammorbiditi, però non sono troppo cotti e non si sono sfaldati. Questo è molto importante poi per ottenere delle ottime crocchette. Noi li abbiamo asciugati con un pochino di carta scottex e adesso semplicemente li andiamo a impastellare. Iniziamo quindi a impastellare i nostri cavoletti. Ne prendo uno alla volta e lo vado proprio a inzuppare dentro, poi aiutandomi con due forchette scolo tutta la pastella in eccesso e lo vado ad appoggiare su una teglia ricoperta di carta forno. E possiamo infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Intanto che i cavoletti cuociono, vado a preparare la salsina, quindi ho messo in una ciotola un po' di passata di pomodoro, aromatizzo con un pochino di aglio in polvere, un pochino di peperoncino, un pochino di pepe, vado a tritare dentro del rosmarino fresco e infine un po' di olio. Adesso mescolo bene e quando i cavoletti saranno pronti spennello questa salsina su tutta quanta la superficie. Ovviamente la salsa la potete aromatizzare con le spezie che vi piacciono di più. A questo punto rimettiamo in forno, sempre a 180 gradi, per altri 10 minuti più 5 minuti finali di grill. E i nostri cavoletti sono pronti, guardate che belli, sono golosissimi. Questi sono perfetti se li volete ad esempio accompagnare a qualche salsina. Ad esempio la nostra maionese vegan, senza uova e senza latte, è perfetta perché è molto leggera e si sposa benissimo con il gusto super sfizioso di questi cavoletti. Questo video era in collaborazione con il canale di Lisa Algeri, che ringrazio tantissimo per questa proposta di questi video. Anche il suo sarà un video con il cavolo, lei però ha utilizzato il cavolo nero. Noi vi mettiamo la ricetta qui, andatela a vedere perché è davvero davvero gustosissima, io non vedo l'ora di provarla, mi incuriosisce davvero tantissimo. Trovate anche tutti quanti i link sotto nella descrizione come al solito, quindi io mando un mega bacio a Lisa, grazie! Grazie davvero per questi video un po' cavolfioreggianti. Il cavolo è sempre un ortaggio molto odiato e noi quindi speriamo di farvelo amare un po' di più. Come sempre attivate la campanellina che trovate qua sotto, così riceverete tutte quante le notifiche dei nuovi video. Iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace per il cavolo. Ciao!